Antonello viene da Forno, all'International Record, invece di film, il mio papà si è diventato da pochi giorni, tra parentesi, e il film è dedicato a lui. Vede il film e lui rimane folgorato dal film, vede il film senza musica naturalmente. E lui dice, alla fine del film rimane 2 minuti di fronte allo schermo così, io dico, vabbè, non gli è piaciuto, cioè quel gelo, no? Poi si volta verso di noi, verso di me, perché con lei non parlava, giustamente, ha vissuto, come dire, tutto quello che doveva dire, si guarda verso di me e mi dice, Ricky, sei riuscito ad entrare nei giubbotti di Ultra. Cioè, fai il film o non lo fai? Poi questo volevo sapere, dice faccio il film. E lui decide di fare il film e scrive delle musiche in sala di incisione. Cioè, un mese dentro una sala di incisione che costa un po' incredibile, con il suo gruppo, fa le musiche in diretta, passa il film, sente, ci prova, poi dopo ne fa un altro pezzo, poi un disastro. Aspetta, dal punto di vista produttivo, no, ha fatto un bellissimo lavoro, dal punto di vista produttivo, un'esperienza assurda. Comunque, questo è molto bello, arrivo a fare a un certo punto la scorta e Claudio Bonivetti, il produttore del film, dice con chi le facciamo le musiche? Dico, con gli annacci preferirei andare oltre. Anche Antonello secondo me però non è, guarda, sai che ti devo dire? Vorrei, hai presente un musicista, quelli che fanno il cinema, non so, la Pipina Strozzana, tipo Ennio Morricone, no, per carità, perché così. Per dire una fesseria, un sogno, per dire un sogno, per dire una... E lui alza il telefono e fa il numero di Ennio e lo convoca e il giorno dopo viene in proiezione e vede un'ora di giornalieri, di filmati, muti delle cose. Io ce l'avevo qui, vedevo i miei filmati che mi sembravano pochissima cosa, mi sembrava una roba... Ed era, sentivo lo sguardo di Ennio, insomma alla fine si accendono le luci e lui mi ha guardato e mi ha detto Ricky, ho visto delle immagini molto emozionanti, non vedo l'ora di cominciare a fare il tuo film. Già in mente delle cose molto belle. E ha sposato immediatamente il progetto, ma dico sei sicuro Ennio? Era costoso come musicista o era costoso, ma non era costoso quanto lo sarebbe diventato più tardi, quantomeno erano dei costi per quel che... Per un produttore indipendente faceva dei prezzi molto diversi, cioè capiva, e Claudio era un produttore indipendente, capiva la fatica del produttore, insomma. Dunque accettava la voce di... Sposava l'opera. Lui voleva l'opera, voleva essere rispettato nel suo organico, con gli amici della Roma, con musicisti italiani, con la sua orchestra. Non prendeva un premio partitura sicuramente, non so quanto era, non era il premio partitura che gli davano per fare gli intoccabili, quella era un'altra storia, lì non è $1 milione, con noi no, noi assolutamente no, se no era infattibile. Era attento al mercato italiano, quindi il mercato italiano e quello del mercato americano lavorava con altri metodi. Però per dire che era strafelice di fare un film come che ero quasi un esordiente, per piacere di fare quel film, di coltivare così, insomma, forse anche un certo spirito giovanile che aveva intrinseco dentro di sé. Poi insomma è un musicista, un artista, insomma. E così avete continuato con Vite Strozzate. Con Vite Strozzate, poi Piano Inverso, poi il Papa Buono, e poi il Fini Simone. Carlo Inverso credo che abbia fatto uno dei lavori più straordinari, perlomeno per quanto ci riguarda, e per cui addirittura ha scritto un concerto per violino al pianoforte, e Ricky gli aveva chiesto di fare questo concerto, lui aveva resistito un po', ma perché non utilizzare qualcosa che c'è già, e a un certo punto gli è resistito. Io mi ricordo su Carlo Inverso, che è stato, non so, qualcuno forse l'avrà visto, la musica era determinante, era la storia di un violinista e di un violino, quindi, e di una concertista, quindi insomma, e mi ricordo che quando fece questo punto Carlo Inverso, che è una partitura che si può leggere da sinistra a destra e da destra a sinistra, quindi va tutto, perché è inverso, e
io sentì in bagno dove mi sono portata richiamato da lui e io mi sono venuto sentire da sola la prova di Ennio su Carlo Inverso, mi sono messo a piangere e poi l'ho telefonato. Sembrava un bambino che piangesse con il bambino, sembrava tanto veramente di un bambino, ed era la storia di un bambino, quindi...